Cari amiche e cari amici, quelle e quelli che hanno compreso e scoperto il grande inganno della Terra Globo, che ha dato vita ai termini globale, globalismo, globalizzazione, grazie del vostro indispensabile sostegno morale. E ricordate che globo non è solo sinonimo di sfera, ma di palla, e palla è sinonimo di bugia, che a sua volta è sinonimo di balla, bubbola, fandonia, fanfaluca, favola, fola, frottola, invenzione, panzana, storia. Per chi non ha ancora compreso, continuate a credere ed illudervi di vivere su una palla. Nel video precedente, GoPro anche per illudere, vi ho mostrato che la Terra dallo spazio, dallo pseudospazio, distorce la linea piana dell'orizzonte in convessa e concava, come si vedeva in uno dei video che vi ho suggerito su come funzionano le fotocamere con le lenti fish eye, ovvero occhio di pesce, ma niente. Il credente rimane solo fedele al credo iniettato fin dalla nascita e non osa assolutamente tentare di usare il suo libero arbitrio, magari ascoltando cuore, buonsenso e mente. Purtroppo la mente è diventata incapace di ragionare senza essere pilotata dagli altri, grazie all'indottrinamento scolastico iniziato fin dalla prima infanzia. Preambolo. Questo è il mio primo selfie. Risale al 18 gennaio 1969, nonostante Wikipedia scriva che la sua creazione, quella del selfie, sembra datata 2005 ed è anche stato brevettato. Questo per farvi capire che sono 54 anni che scatto fotografie con tutti i tipi di obiettivi, compreso un 18 mm, pertanto so, conosco l'argomento di cui vi faccio partecipi. 54 anni immortalando decine di migliaia di fotografie, non solo con l'uso manuale, ma anche digitale, scattate in gran parte del meraviglioso regno piano che ci ospita. Nel commento in primo piano del video vi ho scritto: per inciso, nessuna forma convessa, incurvata verso l'esterno, con qualsiasi obiettivo può trasformarsi in una forma concava, che presenta una rientranza curva. Punto! Nel video, come vi ho detto prima, si vede la Terra dallo spazio che distorce la linea piana dell'orizzonte in convessa e concava. E adesso vediamo solo alcuni frammenti di video realizzati con la GoPro. Qui vedete gli stipiti della porta, la finestra, che hanno linee rette, che sono arcuate rispetto al centro verso l'esterno, mentre il pallone sotto, che è rotondo, rimane con la curvatura normale, a differenza delle immagini dallo spazio dove, essendo retta, diventa concava. Non è possibile. Lo stesso vale per l'anfora, rimane con la curvatura convessa pur essendo in angolo, ma non è mai concava. Anche qui la palla rimane palla, non fa alcun cenno di diventare retta o concava come fa invece la linea di demarcazione del campo, anche qui dove si trova sotto la mezzeria centrale dell'immagine. Lo stesso vale per il pallone da baseball. Ecco come funziona la GoPro. Si vede la palla al limite sotto la mezzeria, ma la ripresa non può assolutamente modificare una palla né renderla concava né tantomeno retta, anche spostandosi in angolo. Qui si vede che la damigiana color marron rimane sempre con la sua forma tonda, sia sotto che sopra. Mentre a sinistra si vede il palo curvare e comunque nessun accenno a diventare retta o concava. Mentre qui in questa vecchia scrivania il piano diventa concavo o convesso a seconda di dove è posizionata la fotocamera. E il piano della scrivania è piano, è retto. Una palla rimane sempre una palla fino a che non scoprite che è proprio una palla gigantesca, quella di averci fatto credere che viviamo su una palla. Buone cose a tutte le anime di buona volontà.